fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato Perez. Siamo qui con l'attore protagonista Luca Zingaretti. Vogliamo partire, senza svelare il finale, dalla scena finale, dal tu chiudere gli occhi e dalla tua figliola che invece guarda in macchina. La tua lettura. Ma quella è, a mio modo di vedere, a mio modo di vedere è la rinascita di Perez, la palingenesi che è arrivata al suo punto finale, la rinascita, l'uscita dal tunnel. Ci si addormenta e quando ci si risveglia è un mondo nuovo, una vita nuova, una voglia di tornare a vivere, cosa che Perez aveva dimenticato di fare da non so quanto tempo, aveva scelto di non scegliere più della sua vita, non viverla più, lasciarsi trascinare dalla corrente, e lo faceva quasi con voluttà, no? Con uno sguardo lucidissimo su quello che lo circondava, su quello che era l'agitarsi della vita intorno a lui, ma se teneva lontano. Poi un evento drammatico lo ha costretto a ritornare sulla terra, a prendersi cura dell'unica cosa che per lui ancora conta nella vita, che è la figlia, e questo evento, per quanto drammatico, è fortunoso nella sua vita, perché, ripeto, è un atto di rinascita, è un atto di ritorno alla vita. Leggendo la sceneggiatura, qual è la pagina che ti ha fatto dire voglio fare questo film? La prima mezza paginetta che Edoardo mi ha portato tanto tempo fa, e che il film si chiamava Il Monsignore, era una mezza paginetta dove però già c'era tutta la ricchezza del film, ovviamente riassunta, però era un qualcosa che ribolliva di un'energia che mi piaceva. Poi a me piace sentirmi raccontare o vedere o leggere delle storie, appunto, di rinascita, in cui una persona si deve rialzare, no? Dopo una sconfitta, dopo un pugno, dopo tanti pugni presi, si rimettono insieme i cocci della propria esistenza e si ritorna a vivere. Quindi mi piaceva raccontarne una. A chi di noi non è successo magari di andarsi a fare la barba la mattina o di truccarsi e di non conoscere l'immagine che lo specchio ti rimanda? E allora lì hai due soluzioni, due possibilità: o fai finta di niente e volti le spalle a quell'immagine e continui a vivere, oppure decidi di rifare il punto nave, cioè decidi che è arrivato il momento di ritornare a prendersi cura della propria esistenza. È un po' quello che fa Perez. Sicuramente il tutto è dovuto, in questo caso qua che raccontiamo noi, a un evento esterno, però il percorso è questo. A me piace il tuo personaggio, mi piace questo film perché sa tornare alle origini del cinema, dove non serve una montagna di parole ma sono i gesti a contare. Proprio per questo volevo chiederti come hai lavorato sulla fisicità del tuo personaggio. A volte bastano le sue spalle basse o le sue spalle alte per raccontare il suo stato d'animo. No, fa piacere che hai colto questo aspetto, perché è una parte molto importante che di solito arriva subliminalmente al pubblico, no? Perché io ho proprio fatto un lavoro sulla postura, anche sul modo di parlare. Nella prima parte del film, quelle poche cose che dice, Perez le dice quasi senza prendere fiato, esce una voce flebile, quasi rotta, quasi impercettibile, proprio perché è come un animale che per continuare a sopravvivere ha cercato di ridurre al minimo il suo battito, il battito del suo cuore e le funzioni vitali. Non ne vuole più sapere niente di questa vita, anche a costo magari di continuare a prendere pugni, ma tanto non fanno più male perché gli scivolano addosso. E un uomo così non può che trascinarsi, non può che essere sempre in una condizione fisica che segnala all'altro la sua non pericolosità. E ho cercato di lavorare in questo senso. Io, quando la figlia ti caccia di casa, c'è proprio un istante in cui tu ti fermi e poi decidi di andare, e lì allo spettatore dice: ma cosa sta facendo? E lì c'è proprio, io mi lascio trascinare. Guarda, lì c'è un momento in cui pensi che un momento, diciamo una frazione di secondo, minuscola, infinitesimale, in cui pensi che Perez si possa girare e tirare un pugno alla figlia. Lo vuoi? Lo vuoi, e forse lo vorrebbe anche lui.
però poi l'abitudine ha il sopravvento e continua ad andare via, a non reagire, a non voler prendere in mano la situazione. Sarà solo più avanti, quando le situazioni si complica, quando ormai si arriva a un punto di non ritorno, che Perez, messo con le spalle al muro, dice: io per scelta ho deciso di non reagire, ma se devo reagire lo so fare. Io sono una persona per bene, perché ho deciso di sposare anche un'addirittura etica, ma se rinuncio a questa e se devo fare appello alla legge di natura, per cui mors tua vita mea, io so fare molto meglio di chiunque altro. Come in chiusura, come hai lavorato sulle scene con il mafioso? Come si fa a raccontare un uomo per bene che è davanti a tutto ciò che non vorrebbe mai essere, no? E che però ha difeso per tutta la vita, cioè, sai, lui fa il giudice delle cause perse, dice, no? Invece si trova davanti a qualcuno che le cause ha sempre cercato di vincerle nella maniera più scorretta possibile. E questa è una bella metafora del mondo in cui ci troviamo. Nel senso che io ho sempre detto che in questo film c'è una vicenda umana, che è quella di Perez e dei personaggi che lo circondano. C'è un'istantanea di questo paese dove la persona che cerca di vivere coerentemente in armonia con il gruppo sociale che lo ospita e che poi è il suo, e diciamo in poche parole da persona per bene, è sempre più penalizzato, no? E lì c'è questo incontro che in qualche modo lo annichilisce, perché tutto quello che per Perez è difficile, tutto quello che per Perez è da costruire, per un certo tipo di persone, per un malaffare che ormai è contiguo alla società civile, è tutto semplice. E Perez è annichilito. Ecco perché a un certo punto, quando dice punto e dice adesso il fedente lo faccio io, non lo faccio per scelta, ma se me lo chiedete posso essere anche peggiore di tutti quanti. Il 2 esce in sala, cosa speri che arrivi soprattutto ad un pubblico giovane? Ma io credo che questo sia un film, come dicevo prima, che parla di tante cose. C'è tanto materiale in questo, c'è una vicenda umana, c'è una vicenda di personaggi che sono tutti mossi da motivazioni fortissime, che sono il desiderio di rimanere vivi, il desiderio di libertà, il desiderio di amare. Poi c'è una, come dicevo prima, anche un'istantanea di quello che è il nostro paese, un modo di un autore per raccontarlo, e poi c'è un lato noir. Io credo che il pubblico sceglierà lui quale di questo film, che cosa di questo film gli rimarrà dentro. Sono certo però che sarà un film che lo prenderà. C'era una sala presa stamattina, questo te lo posso garantire.